Buongiorno a Federico Osmo Iris Tinelli, filmmaker. Ho letto che è la definizione è più precisa perché il regista sta spesso seduto sulla sedia, il filmmaker si occupa di tutto, delle immagini, del suono, della musica e di tutto. Partiamo con la prima domanda per conoscerci su Liberi.tv. Come cominciano, sempre la formazione, come comincia l'interesse per l'immagine in movimento, per il cinema? Prego, Federico. Ciao Giancarlo, grazie per insomma, questo momento di confronto insieme a Liberi. E dunque, ci fu una conversazione veramente illuminante con un'amica che non è una filmmaker, è una che fa meditazione a tempo pieno ormai. E lei mi disse: ma cos'è? Una sera stavamo mangiando. Mi disse: tu avevi paura del buio da bambino? E sì, io avevo tremendamente paura. Io soffrivo addirittura di insonnia da bambino, cioè potevo arrivare all'alba sveglio finché non vedevo le prime luci, quindi dormivo, cioè era una cosa. E lei così, con questa breve disamina, mi incastrò immediatamente su una sensazione che aveva avuto dal primo momento che mi aveva conosciuto, cioè che io avessi una sorta di attitude al controllo. E che questo in qualche modo fosse organizzato intorno al guardare. Quindi di lì il tema del non ho più niente da vedere nel buio, nelle tenebre, e quindi aiuto, cosa sta succedendo? Quindi direi che sia nata veramente nei primissimi anni della mia vita questa attitudine. Non so nemmeno se sia genetica, se l'abbia ereditata, chissà quando, in qualche momento di cui non sono nemmeno consapevole. Quindi è una domanda che ho fatto spesso ai fotografi, registi o quelli che vedo con le ottiche cinematografiche che sono sempre lì, dice: ma tu avevi paura del buio da bambino? E spesso la risposta è sì, e quindi penso che nasca in quel momento lì. Ovviamente in quel momento lì è totalmente inconscio questo. Quindi la delimitazione dello spazio fa parte di questo meccanismo, quindi il tagliare, tant'è che per i francesi découpage non è soltanto il montaggio, l'editing, ma è la regia. La regia, i francesi la chiamano già découpage, quindi c'è proprio questa struttura, questa organizzazione dello spazio. Einstein diceva che il cinema era figlio legittimo dell'architettura, insomma. Il controllo dello spazio, ecco, non so se ti ho risposto, però ho dato un po' delle categorie di riferimento. Il buio è stato il primo schermo sul quale proiettare. Allucinazioni, proiezioni, fantasmatica, ne usciva di tutto. E puoi dire qualcosa su questo occuparsi di ciascuna cosa? Cioè, nel senso che scrivi con le immagini, scrivi con la musica non è, come dire, di fondo, non è pretestuale, scrivi con i suoni, metti in gioco i disegni. Poi anche ho notato in alcuni video immagini che incorporano immagini che incorporano immagini. C'era quello. Su questo della Bauhaus, che io non conosco i nomi più illustri, Marcel Breuer, se si pronuncia così, e c'erano tre immagini, un'immagine che scorreva, l'immagine che noi chiameremo l'immagine, e poi una terza immagine che affiggeva dell'altro. Puoi dire qualcosa su questa arte della combinazione, che è la tua via, tra l'altro? E allora, in quel caso lì ci sono tre architetti, Saarinen, Breuer e Mies van der Rohe. Era un periodo, a me piace molto sperimentare, mettere in gioco il linguaggio, metterlo sotto stress, capire che cosa possa accadere, cercare nei limiti, negli spazi in limine, quindi insomma.
Difficilmente si vedrà un lavoro che si sente conseguenza dall'altro sul piano. Ecco, io non sto cercando uno stile, cioè vedo artisti che sono ossessionati dalla ricerca del proprio stile, io assolutamente no. Semmai mi interessa l'episteme e poi la forma ne è una conseguenza. In quel caso lì, sì, c'è questa pletora quasi barocca, diciamo, di immagini nell'immagine. C'è un porre sicuramente il fruitore nella condizione di dover scegliere, perché deve per forza scegliere, non può fruire tutto contemporaneamente, deve scegliere tra una scritta e un'immagine nell'immagine, o nella grande immagine e la scritta, solo la grande immagine, cioè in qualche modo è costretto a scegliere, gli vengono fornite più informazioni di quelle che è in grado di cogliere. Che dire, è un lavoro in parte illustrativo, nel senso che all'interno della Design Week una serie di architetti mi aveva chiesto di lavorare su questi tre registi e quindi in qualche modo era necessario comunque dare al pubblico la possibilità di conoscerli, questi tre architetti, di farsi un'idea di quale fosse l'approccio meticciato di Breuer, che era ebreo e quindi in qualche modo, secondo me, aveva un po' scritto nel DNA la ricerca dei linguaggi architettonici dei tanti paesi, perché Breuer viaggiò tantissimo prima di iniziare a scolpire. E poi, vabbè, non mi dilungo su Mies, però insomma. C'era proprio la necessità di veicolare una ritrattistica, dare un'idea, insomma, di come ragionavano, no? Mi piace molto di Sarina che dice che lo stile è l'anatomia interiore dell'architetto. Mi piace tantissimo questa idea, che lo stile sia una questione anatomica, ma interiore. Insomma, tante evocazioni che partivano da interviste, da nostre riflessioni su di loro. Avevamo sistematizzato tutto l'immaginario attraverso dei brainstorming, per cui adesso si parla di 20 anni fa e faccio anche fatica a ricordare i macro insiemi in cui avevamo messo gli immaginari. Però, per esempio, l'elemento liquido era attribuito a, l'elemento solido era attribuito a, l'elemento gassoso era attribuito a, e così con le cromie, con tutta una serie di voci, di cataloghi. E quindi poi dopo tutti gli archivi venivano ispezionati e scandagliati attraverso queste qualità che avevamo attribuito specificatamente all'uno e all'altro. Sì, una questione rispetto alla, diciamo, alla leggibilità standard è per dire così, si nota no, che non c'è questa, assolutamente non la dai questa leggibilità. Prima dicevi che devono scegliere, ma è proprio giocato in modo come dire che i tuoi film non abbiano una significazione o personale o sociale che qualcuno ritrovi, identifichi, cioè deve accettare il viaggio, non può cavarsela. Concordo, e nel medesimo tempo, però, in questo viaggio, se non muove le gambe, non fa un metro. E quindi è una superficie porosa, o in un lavoro che si chiama Istruzioni per l'uso di un film, lo paragono a una fetta di formaggio Emmental, cioè pieno di buchi, ma comunque devi masticare, e quindi. Sì, da una parte deve accettare il viaggio perché in effetti se si aspetta la pappa pronta della drammaturgia classica gli andrà malissimo, cascherà male, ma nel medesimo tempo, essendo che c'è una recondita concatenazione, deve lavorare per interpretare, quindi lì avviene il piacere della fruizione, altrimenti non accade. In un'intervista hai detto che lavori da molto tempo, diciamo, su questa questione, no? Penso di usare in questo caso gli elementi linguistici che hai impiegato, no? Materia organica e corpo, si dovrebbe anche dire
No, perdon, materia organica, no, perdon, sono io che metto corpo, esatto, lì sbaglio subito. Materia organica e linguaggio, cioè com'è che avviene questa connessione? E anche, per dire così, la vecchia questione della psiche e del corpo, persino in Descartes, in Cartesio. Ma ti interroghi proprio su com'è che funzioni, e mi interrogo anch'io da una vita, è così che leggo. Senza trovare gli elementi quasi. È così che leggo la questione di com'è che la parola apparentemente si innesta sul corpo. E tu sei un lettore di Lacan, no? C'è una frase particolarissima, mai rilevato, visto in altri testi di psicanalisti che leggono Lacan o di artisti che leggono Lacan, non sono solo gli psicanalisti che lo leggono. E io non lo sono. Secondo lui, significante, la parola nella sua evocazione, nella sua si intrude nello psichismo, come se lo psichismo esistesse, ma non è, per dire così, non è una spiegazione, è un'idea, è un fantasma, però pone la questione, cioè, com'è che avviene questa incarnazione ciascuna volta? Esempio semplicissimo, io posso pensare di fare un bellissimo film e la clinica poi mi dice: no, Giancarlo, ne hai fatto uno bruttissimo. Quel bruttissimo lì è attaccato al mio corpo, alla mia voce, ai miei sogni, alla mia carne, alla mia onda, no? È così, no? Questi film sono, come dire, la scrittura della tua vita, non sono film, non, per dire così, non hai scelta di essere filmmaker o come vuoi chiamare, piuttosto che altro, a parte che scrivi, disegni, ma non c'è, non hai, sta a dire, non abbiamo l'alternativa davanti, è la tua vita. È un po' così. Guarda, dietro di me ci sono un po' di trofei che tengo lì. Sono contento di quei pochi attuali ufficiali, però in effetti penso che ci si debba rifare un po' a quello di cui abbiamo parlato prima, cioè. Se decidi che i fruitori hanno parte attiva, se decidi di scrivere un libro in cui o uno si suda ogni singola riga oppure non procede e cambia libro, aspetta di andare in spiaggia ad agosto, se decidi di avere a che fare con persone che stimi, di essere senzienti, che hanno intenzione di applicare costantemente la propria facoltà di discernimento è chiaro che il percorso diventa più impervio. Sul tema della scelta, non lo so, ci devo riflettere, nel senso, sì, in effetti a questo punto, diciamo che è la cosa che mi riesce meglio e che mi dà più gioia, quantomeno. Però poi il mio è anche un mestiere, quindi il fatto che possa alternare, girare documentari, adesso sto girando un documentario sull'acqua che è su commissione, metti, quindi tu hai la possibilità di applicare comunque quella che è una professionalità, un linguaggio e nel medesimo tempo una consapevolezza, una proprietà di linguaggio, senza però mettere in primo piano quello che è proprio il tuo percorso di ricerca. Quindi io cerco un po' di shiftare tra l'uno e l'altro, però certo avessi modo, probabilmente amerei tanto stare a tempo pieno sulla ricerca, sul lavoro di ricerca, questo è in dubbio. Affronto una domanda con un'immagine che ti ha provocato in un altro intervento, in un'intervista, questo non in un video, però riguarda un video che hai fatto, dove c'è un film con dei disegni, e in questi disegni, tra questi disegni, c'è una lumaca il cui guscio non è naturale, è una piramide, e lì sei intervenuto rispetto a questa altra questione, forse un enigma, come interviene la geometria? Intanto la questione più semplice, come interviene la geometria nella tua scrittura filmica?
Allora, io adesso sto lavorando da 3 anni a un film, diciamo sul fallo in un certo senso, però lavorando appunto sul mondo organico. E la geometria per me è fondamentale, ma perché va decostruita, non perché, cioè, Non è un valore io com'è? in sé, è un'indagine che fai sulla geometria. Nel senso, uso dire che, cioè, prima dicevi un enigma, in effetti forse lo è, però diciamo che la domanda da porsi sarebbe la seguente: è possibile prescinderne? Cioè, è possibile pensare a una trasfigurazione di noi nel percorso della vita, che riesca in qualche modo a disinnescarla, la geometria, riesca in qualche modo a metterla contro se stessa, cortocircuitarla, non lo so, E perché è una domanda. disinnescarla? In che senso è una bomba allora? È una In bomba che che sembra senso? contro. E tu dici di cercare di disinnescarla. Allora, in che senso questa geometria di cui parli è? È una bomba perché fondamentalmente la mia idea è che junghismo e Pitagora, volendo anche Platone, però insomma tutto il meccanismo, diciamo, dell'archetipo esista, l'essere umano ne è ereditiero dal mondo organico. E quindi in qualche modo ne è fortemente influenzato, e quindi disinnescare la geometria per me vuol dire disinnescare gli archetipi, cioè significa veramente creare una trasmigrazione in un nuovo mondo. Cioè, se io penso al mondo messianico, penso a un mondo in cui la geometria è stata disinnescata. E quindi si potrei dire che questa geometria in elaborazione, come dire, sarebbe tra virgolette, la geometria del potere, cioè è il potere che è geometrico, è il potere che poi si gioca, come dire, sulla geografia, sulla scrittura della terra e su come sulla terra noi edifichiamo, e quindi l'architettura. Non è un caso forse che, come dire, ultime generazioni di architetti tendono all'onda, no? E non più a. Cioè, è vero, non me ne ero accorto prima, me ne accorgo adesso. Cioè, da Gaudì, da o Gaudi, come si pronuncia in spagnolo, a questa architetta famosa araba, ci sono molte delle più recenti costruzioni, non sono più di parallelepipedi, ma delle forme, delle. C'è un'altra, forse si pongono questa questione. Penso che se la pongono assolutamente. Poi vabbè, l'architettura ancestrale che Breuer aveva studiato non era a base quadrangolare, ma era però più circolare, ma chiaramente perché era sintomo del primo modello del tempo, che era il modello circolare, prima della teleologia, prima del tempo puntiforme, c'era l'idea del tempo circolare, quindi l'architettura si rifaceva a quello. È un lavoro il tuo filmico che si potrebbe dire non incuriosisce e forse, come dire, non dà pretesto, cioè non glielo dai completamente. Io ho notato alcuni dettagli, ma sono sfumature, non saprei neanche dirle adesso. Comunque, diciamo che non si presta né, se si può chiamarla così, né alla, come si vuole chiamare, né alla filmofilia, alla filmolatria, no? All'amore del film più che delle immagini, e nemmeno alla. Non c'è in te perché c'è l'ilarità, l'irrisione, la leggerezza. Non mi sembra che hai il progetto di distruggere le immagini di prima, tutt'altro, non c'è questa cultura della cancellazione dell'immagine sperando che sui detriti uno faccia dell'altro, che è una litania per me veramente triste, misera e povera. In questo transepoca, transumanesimo, trans tutto qua. Allora, volendo c'è, ma perché c'era nel dadaismo di Tristian Tzara, altro ebreo, cioè c'era comunque questa attitude
a voler prendere gli immaginari, fare piazza pulita, ma non nel senso attuale, che è quello della rimozione totale della storia, insomma, Pasolini, eccetera, ma più proprio con lo spirito di Zara, quindi divertito, di prendere degli immaginari e metterli gli uni contro gli altri, e di giocare a creare dei territori nuovi. Non sono interessato al postmodernismo inteso come prendo e tutti gli immaginari faccio una Macedonia. Questo per me, ridotto al minimi termini, questo per me è il postmoderno. Macedonia, no, non sono interessato. Sono interessato invece a prendere immaginari molto apparentemente lontani tra di loro e farli aderire gli uni agli altri, ma è un ascolto che devi, è un vuoto che devi fare in te affinché tu possa capire che cosa ancora oggi debba essere connesso, che cosa possa aderire, entrare in aderenza. Uso il chiasmo come immagine, cioè l'idea che i predicati dell'uno e dell'altro possano. Quindi ecco, mi interessa rimettere in vibrazione quello che apparentemente l'ha perso. E per lo più la maggior parte degli immaginari hanno perso vibrazione oggi, ma hanno invece, danno, offrono la possibilità di ritornare a vibrare se si capisce quali siano gli elementi che possano così innescare, creare un innesco. Non so se si sia. Un'ultima questione. Potresti dire, è una forzatura che io faccio nella conversazione, potresti dire che il tuo approccio filmico partecipa al dispositivo immunitario della tua vita, ti dà forza, è forza, la raccogli, la ridai. Si moltiplica. Ah. C'era questa intervista in cui tu sei là per la campagna fuori Milano, no? E diciamo che sembra una promozione, più che una pubblicità è diventato un termine difficile da usare. Se c'è un modo per dire pubblicità intellettuale, quella era la pubblicità intellettuale per me di una tua energia, no? Sprizzi energia, diciamo. È interessante questo, interessantissimo. Sì, sicuramente, come dire, sono delle, volendo si può dire che siano delle performance ludiche in cui, poi, sai, spesso in passato sono stato nei miei film, quindi in effetti io sono anche fisicamente a volte no. Nel mio ultimo progetto, questa serie di 12 puntate che si chiama The Poltergeist Area, di cui si può trovare il trailer sul mio canale. Questo lo vedo, Federico, sì. Iris, Osmo, Tinelli, YouTube, iscrivetevi. E lì si può trovare diverso materiale e lì non sarò presente fisicamente, anche se è tutta una ricognizione sul corpo, sul mondo organico e sul linguaggio. Quindi sì, insomma, in qualche modo, riprendendo il tema mondo organico e linguaggio e quali siano i punti di, forse sì, la vitalità, boh, non lo so, è una forzatura che faccio, ma. Appena un cenno su questo lavoro che stai facendo, che è appunto un paio d'anni che prosegui. Il titolo, cioè c'è il fantasma, io non sono anglofilo e anglofono. E in realtà, La traduzione più corrente quale sarebbe di poltergeist? Geist per me è più, se cioè mi viene dal tedesco, non sbaglio, sì, sento lo spirito. Geist è come ghost, quindi fantasma, e Polter in realtà è polemos, guerra, e terra, è la stessa radice dove sta dentro, terra, terrorismo, terrore, perché era un po', è la parola che è stata attribuita in qualche modo, poi nel tempo sono diventati fantasmi. Ma Polter di fatto etimologicamente rimanda al terrore che genera la terra quando si muove, quindi il terremoto piuttosto che il vulcano, no? La polemos, la guerra della terra. Quindi non c'è quasi più il fantasma lì.
Ma perché, diciamo, nell'immaginario contemporaneo è il fantasma, è un specifico tipo di fantasma che quando si manifesta in casa muove tutti gli oggetti, i mobili, le cose. Ah, Il ecco, mio fi- ho il capito. mio film non è assolutamente su Lo questo. sapevo. No, assolutamente, non è assolutamente su questo, però adesso io non amo spoilerare i contenuti dei miei lavori. È connesso in qualche modo alla fantasmatica, però ho detto tutto e non ho detto nulla praticamente. Diciamo che comunque non vai per scenari, non vai per programmazione quasi. Che ne so, Flaubert era proprio lo scenario di ogni capitolo, di ogni questione, si istruiva, che ne so, per la scena dell'avvelenamento, è andato a leggersi tutti i libri che trovava allora su com'è che morivano avvelenati, eccetera. Infatti è l'unica scena che mi ricordo io. Allora vuol dire che l'ha montata bene, ma diciamo che è più strada facendo, cioè c'è un modo e nello stesso tempo è strada facendo che trovi ciascuna volta la conclusione e Cioè, questa è in un la certo cosa. senso mi hai fatto due domande contemporaneamente. La prima è che cosa penseranno gli scienziati? Perché Flaubert ha descritto il suicidio precisamente come probabilmente, cioè gli effetti in epoca di verismo e di naturalismo, ha descritto gli effetti sul corpo e in effetti era una descrizione iperrealista di quel suicidio incredibile, ce l'ho scolpita qua e l'ho letto a 13 anni, 14 anni, non mi ricordo. E questa serie io credo che sarà inconfutabile. Cioè, gli scienziati faranno veramente fatica a confutarla sul piano epistemologico. Dopodiché, in realtà, io uso scherzosamente la parola borderline, nel senso dadaistico del termine, cioè che le tesi che va sviluppando ad ogni capitolo sono piuttosto molto particolari. In effetti sembra quasi, risulterà molto stupefacente che il mondo organico possa essere organizzato così. Però io sto studiando ogni singolo passaggio, leggendo moltissimo, per far sì che sia inconfutabile scientificamente. Quindi non so come, ma con Non lo so, Flaubert non lo hai so beccato neanche. proprio. Bene, Federico, ti ringrazio moltissimo, ti ringrazio da parte del pubblico di questa piccola grande televisione che sta facendo in vari ambiti delle cose interessanti e ci diamo appuntamento per qualche altra conversazione qui in video, qualche altra intervista lungo il proseguimento. Cioè, questo film mi incuriosisce. Pensavo fosse finito io quando ho visto il trailer, poi ho cominciato a leggere, ho visto la data, pensavo che e quindi tanti tanti saluti e grazie. Grazie a te, veramente grazie. A presto e sì, volentieri, se rifacciamo, c'è sempre interessante con te. Grazie.